Ciao e benvenuto da Carlo, fondatore del sito thegoodly.com. In questa prima lezione introduciamo un percorso didattico dedicato al computer. Prima però è opportuno fare una premessa. La guida tratterà un percorso formativo sul mondo informatico. Su internet già ci sono moltissime informazioni a riguardo, ma credo che sia possibile attuare una visuale didattica alternativa seguendo sfaccettature ed approcci diversi. All'inizio questo percorso sarà dedicato alle persone che non conoscono affatto il panorama di computer o si limitano a utilizzare lo stesso in modo distaccato, passivo o con timore di far danni o hanno vergogna di chiedere aiuto a persone o semplicemente perché, per piacere o necessità, vogliono implementare le loro conoscenze e capacità informatiche. È bene puntualizzare una cosa, il mondo informatico ingloba una quantità di nozioni paragonabile, passami il termine, a quella di due oceani e tra l'altro in continua evoluzione. Ora, è ragionevole pensare che nell'arco di una vita sarà impossibile tecnicamente a coprire tutto il parco formativo in essere. Quindi, camminando insieme, arriverai a dominare la macchina con le domani, che significa riuscirai ad ottenere informazioni tali che ti svincoleranno quasi totalmente dalla necessità di chiedere aiuto ad amici, parenti, conoscenti o, peggio ancora, a forme di consulenza, assistenza o manutenzione a pagamento, quindi un risparmio non indifferente di risorse in termini di tempo e denaro. Ti sembrerà forse azzardato il termine dominare il computer con le due mani? No, non è così, non fraintendermi. Non imparerai di certo l'intera conoscenza informatica, anche perché avere quello come obiettivo sarebbe un'utopia. Diciamo che raggiungerai un livello tale che ti permetterà di essere tu stesso una fonte divulgativa per la maggior parte delle persone che ti sono vicine o che si avvicineranno a te nel corso della tua vita e che magari non sanno che pesci pigliare quando si verifica un benché minimo problema informatico. Se ti piacerà l'idea, potrai seguire questo percorso. Ma attenzione, sono necessari dei requisiti, in parte anche difficoltosi. Andiamoli a vedere. Innanzitutto dovrai avere l'impegno da parte tua a dedicare del tempo e la volontà di raggiungere dei risultati. Poi, dal punto di vista meramente tecnico, dovrai possedere un computer e avere l'accesso ad internet. È ovvio, diamo per scontato gli ultimi due se sei già di fronte a questa guida. Per quel riguardo i primi due, cosa possiamo dire? Beh, se non hai tempo, dovrai assolutamente ritagliartelo, anche se non sarà fondamentale una lettura costante delle guide, anche perché saranno sempre online. Ma per raggiungere un risultato dovrai formarti e assolutamente dovrai lavorare su te stesso per rendere naturale il processo di acquisizione delle nozioni fornite. Cosa ti posso dare in termini di garanzie? Assolutamente nessuna, perché purtroppo non dipende soltanto da chi fornisce le informazioni il raggiungimento di un risultato. Per raggiungere il tuo risultato dovrai darti un obiettivo. Te lo spiego con un esempio. Circa 15 anni fa non sapevo io stesso assolutamente come si accendesse un computer, o meglio, immaginavo ci fosse il tasto per l'accensione, ma non sapevo se fosse necessaria una procedura per accendere lo stesso. Che significa? Beh, grazie alla continua voglia di formazione e all'esperienza maturata sul campo, anche spesso negativa, mi sono ritrovato dopo molti anni ad essere utile a molte persone nella soluzione dei loro problemi, o quantomeno nell'indirizzarli nella soluzione dei loro problemi informatici. Il risultato? Una gratificazione personale impagabile. E allora, beh, internet oggigiorno permette a chiunque di esporsi e condividere le proprie conoscenze più o meno positivamente. Cosa farne quindi? Beh, il mio livello di conoscenza puoi semplicemente trasformarlo nel tuo obiettivo minimo. In sintesi, il tuo target sarà il mio livello di cultura informatica, il quale, tra l'altro, grazie alla mia passione, è in continua evoluzione e sta abbracciando anche branche non specificatamente collegate al mero funzionamento ed uso dei computer. Quindi non ti resta che rimanere sintonizzato sin dalla prima lezione. Ma se non avessi tempo per seguire il percorso online direttamente, non preoccuparti. Come dicevamo prima, se non hai tempo dovrai ritagliartelo, ma potrai comunque seguire il percorso anche via mail. Come potrai fare? Semplice. Collegandoti al sito c'è un box dedicato nel quale tu potrai scrivere il tuo indirizzo email. Automaticamente ad ogni pubblicazione di un nuovo contenuto ti verrà recapitato in maniera totale e gratuita nella tua casella di posta elettronica. Oppure potrai, collegandoti al sito, esportare la guida stessa in formato PDF, come
Scorrendo l'articolo al fondo troverai un pulsante dedicato che, cliccandoci sopra, ti permetterà di convertire la guida in formato PDF e quindi poterla consultare offline o stamparla e rileggerla con comodo. Aggiungiamo oltre che saltuariamente avrai a disposizione dei report didattici che potrai scaricare ed archiviare per incrementare e completare il tuo percorso didattico. Concludendo quindi, cosa possiamo dire? Beh, seguendo il percorso e partendo da conoscenze zero sui computer, potrai acquisire nuove nozioni ed ampliare quindi le tue conoscenze, conoscere metodologie di acquisizione delle informazioni stesse che ti permetteranno di diventare autonomo nella branca informatica fino a raggiungere un livello tale che ti permetta di scegliere, assemblare, utilizzare e ottimizzare un computer da solo. Oltretutto, ti permetterà di condividere le tue conoscenze informatiche che a quel punto saranno al di sopra della media delle persone. Ora, augurandomi che tu voglia salire a bordo, non resta che ringraziarti se vorrai seguire questo percorso. A presto, un saluto, ciao da Carlo!